perché volevi dirmelo? Dedicato a tutti coloro che si affidano al sentito dire e non solo ne fanno verità propria, ma divulgano ulteriormente attraverso una personale interpretazione, calunniando e diffamando. Nell'antica Grecia, Socrate aveva una grande reputazione di saggezza. Un giorno venne qualcuno a trovare il grande filosofo e gli disse: «Sai cosa ho appena sentito sul tuo amico?» «Un momento», rispose Socrate, «prima che me lo racconti, vorrei farti un test, quello dei tre setacci». «I tre setacci?» «Ma sì», continuò Socrate. Prima di raccontare ogni cosa sugli altri, è bene prendere il tempo di filtrare ciò che si vorrebbe dire. Lo chiamo il test dei tre setacci. Il primo setaccio è la verità. Hai verificato se quello che mi dirai è vero? No, ne ho solo sentito parlare. Molto bene. Quindi non sai se è la verità oppure qualcosa di diverso. Continuiamo con il secondo setaccio. Quello della bontà. Quello che vuoi dirmi sul mio amico è qualcosa di buono? Ah no, al contrario. Dunque, continuò Socrate, vuoi raccontarmi brutte cose su di lui e non sei nemmeno certo che siano vere. Forse puoi ancora passare il test. Rimane il terzo setaccio, quello dell'utilità. È utile che io sappia cosa mi avrebbe fatto questo amico? No, davvero? Allora, concluse Socrate, quello che volevi raccontarmi non è né vero, né buono, né utile. Perché volevi dirmelo? Se ciascuno di noi potesse meditare e mettere in pratica questo piccolo test, forse il mondo sarebbe migliore.